Eccoci amici neroazzurri e non nerazzurri, ben trovati sul canale di Giglia Champions. Torna in campo la nostra Inter dopo la sconfitta immeritata contro il Real sul campo dello Shakhtar Donetsk e, come dice la nostra cover, pronti alla vendetta e soprattutto caccia ai primi 3 punti, alla prima vittoria per risollevare un girone che è partito male nonostante la partita con il Real ci abbia consegnato un ottimo gioco e anche un'ottima prestazione. Ma conta sempre il risultato, almeno dovrebbe contare il risultato. Pronti alla vendetta, ricordiamoci l'anno scorso lo Shakhtar con 2 pareggi di 2-0-0 ci costrinse poi all'ultimo posto e addirittura esultò per essersi qualificato terzo, quindi in Europa League. Ne parliamo con chi è ancora al dente avvelenato. Buonasera Mike, ben trovato. Allora, facciamo la consueta analisi pre-partita di Champions e poi l'angolo scommesse, come sapete, lo teniamo per il campionato. L'ultima volta 2 su 3, molto bene. Facciamo però un focus nella seconda parte del video su un argomento che vedo che sta andando molto sui social, quindi il gioco di Inzaghi, il gioco europeo. Facciamo una piccola riflessione che vogliamo condividere con voi, il vostro punto di vista sul gioco che l'Inter sta adottando in questa stagione, quindi un gioco molto più europeo, i pro e i contro. Mike, andiamo subito all'analisi della partita. Eccoci qui, lasciami dire innanzitutto la formazione con cui domani probabilmente l'Inter affronterà lo Shakhtar Donetsk, arbitrerà il rumeno Kovacs. La formazione sarà quella tipo, la vedete sulla destra, quindi la difesa dovrebbe essere Skriniar, De Vrij, Bastoni, la solita, davanti ad Handanovic. Centrocampo, Çalhanoğlu, Brozovic, Barella, i tre medi da sinistra a destra. Sulle fasce, l'unico dubbio, ma dovrebbe giocare Dumfries a destra e Perisic a sinistra e davanti la coppia d'attacco che ha già timbrato più volte quest'anno in campionato e l'ultima volta contro l'Atalanta sono andati in segno tutte e due, Dzeko e Lautaro Martinez. Allora, statisticamente con lo Shakhtar non abbiamo mai perso, ma come ho detto in apertura, i 2 pareggi dell'anno scorso sono stati letali. Abbiamo buttato via la qualificazione non riuscendo in 180 minuti a fare un gol allo Shakhtar. Lo Shakhtar quest'anno dovrebbe giocare in maniera, almeno Mike l'abbiamo visto nelle precedenti uscite, dovrebbe giocare in maniera molto più offensiva. Un allenatore come De Zerbi che predilige il 4-2-3-1, vi dico già la formazione, quella probabile dello Shakhtar, dovrebbe giocare in porta Piatov, difesa Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaili, a centrocampo Maicon e Marcos Antonio e dietro Traoré, molto pericoloso, dovrebbero giocare Tete, Alan Patrick e Pedrinho. Quindi uno Shakhtar che da diversi anni ha numerosi giocatori sudamericani, gioca un calcio molto offensivo, palla a terra, veloce e soprattutto tira molto in porta, per cui mi aspetto una partita comunque che anche l'Inter giocherà come sta facendo a viso aperto e con almeno 2 o 3 gol, secondo me, Mike. Tu cosa ne pensi riguardo allo Shakhtar prima di passare al gioco europeo? Ricordiamoci che vincere questa partita è molto importante perché lo Shakhtar ha 0 punti come noi, perché la prima partita l'ha persa contro i Moldavi dello Sheriff, quindi vincendo questa partita lo Shakhtar rimarrebbe a 0 e daremmo anche insomma, un segno a questo girone che ovviamente quest'anno credo che sia veramente alla nostra portata. Cosa ti aspetti dall'Inter contro lo Shakhtar e temi lo Shakhtar, Mike? Una squadra discreta, però onestamente secondo me non c'è paragone tra le due rose. Avessimo lo scorso anno avuto Inzaghi in panchina, probabilmente avremmo vinto contro uno Shakhtar molto difensivo e quest'anno, come hai ben detto tu, sarà uno Shakhtar molto più offensivo perché De Zerbi lo conosciamo dai tempi del Sassuolo, è uno che gioca all'attacco, giocatori veloci, passaggi rapidi. E quindi comunque possiamo dire la nostra in contropiede con Lautaro, sono contento che giochi Dupri e possiamo fargli veramente male. Io sono fiducioso perché comunque questa partita è veramente molto importante perché poi hai il doppio scontro diretto di fila contro lo Sheriff e lo Shakhtar invece avrà 2 gare toste con il Real Madrid. Quindi diciamo Assolutamente. che oggi e le 2 sfide con lo Sheriff avresti il 90% di passare. Esattamente. Secondo me l'Inter può fare tranquillamente 3 gol. Io penso che nel secondo tempo
per spaccare la partita, se nel caso non dovesse fare almeno un gol l'Inter, si penserà a Correa. Correa a me piace tantissimo, è veloce, in contropiede può essere letale e secondo me abbiamo tutte le carte domani per far bene, anche perché è veramente importantissimo far bene domani per Sporta. Guarda, Max, sono appena stato attaccato da una zanzara, si vede che ci sono delle zanzare qua di altre squadre, magari è proprio De Zerbi che me l'ha mandata. No, a parte gli scherzi, hai detto bene, è una partita che sicuramente l'Inter, in cui l'Inter potrà fare diversi gol, come avevamo detto anche Inter-Atalanta, che è stata una partita stupenda dal punto di vista dello spettacolo. Tu però hai detto una cosa con cui adesso mi lego al secondo argomento. Ovviamente anche voi ragazzi fate il vostro pronostico. Riusciremo a vincere la prima partita di quest'anno in Champions? Scrivete pure sotto nei commenti che sono sempre molto apprezzati. Hai detto potremmo segnare con Lautaro in contropiede, Mike. Allora, l'Inter quest'anno in contropiede praticamente sta giocando poco. È una squadra che, come abbiamo visto nelle prime uscite, predilige quello che viene chiamato, sento chiamare gioco europeo, no? Quindi un gioco molto più offensivo con cui si offende con diversi giocatori. E si cerca tra l'altro di mantenere i ritmi di gara molto molto elevati, quindi si gioca a viso aperto, cercando di coprire più campo possibile con scambi veloci, con corse anche laterali e verticali molto molto frequenti durante la partita, perché ovviamente è un calcio molto più simile a quello che si gioca in Premier, ecco, rispetto a quello che ma magari vediamo nei campionati latini. È un gioco secondo me che è bello da vedere, ma che per essere diciamo anche vincente, e attenzione, io e Mike sono molto contento che l'Inter stia cambiando mentalità, stia facendo un gioco di questo tipo, però ragazzi, fare solo questo tipo di gioco non è detto che poi ti porti a vincere. E lo spiego tranquillamente, ecco, poi voglio sentire anche il tuo punto di vista, Mike. Questo gioco innanzitutto deve avere dei giocatori molto tecnici, per carità, ma anche dei giocatori che atleticamente ti garantiscano tenuta, corsa e soprattutto affidabilità fisica per tutto il campionato e per tutte le competizioni, compresa la Champions, fin dove andrà avanti. Noi non abbiamo la rosa del Liverpool e del Bayern, abbiamo dei giocatori in rosa, Mike, che hanno più di 30 anni. Io penso a Dzeko, che è un titolare, che è la mia età. Penso ad esempio al centrocampo, dove Sensi è fuori, no? Che è uno di 25 anni, mentre Vidal, che è dell'87, in attacco a un Sanchez, che è dell'88. In difesa mi si fanno male uno dei tre titani, oppure una squalifica, entrano comunque degli ultra trentenni. Siamo comunque soggetti, e abbiamo anche cambiato preparatore atletico, questo va sottolineato, per cui quello che io mi aspetto dalla squadra, da Inzaghi, anche vedendo le precedenti partite, abbiamo fatto un sacco di gol in campionato, 20 gol, perché hai creato molte più occasioni rispetto a un tempo, però inevitabilmente concedi più spazi e più occasioni anche agli avversari. Abbiamo preso 7 gol. Ecco, io mi aspetto che in certi tipi di partite, proprio per un discorso anche relativo al dispendio energetico, l'Inter cerchi anche di gestire, di arretrare magari 10 metri il baricentro di squadra, non per tutta una partita, ma per qualche frangente, per poter rifiatare. Ecco, io piuttosto che vedere sempre un gioco bello, un gioco emozionante, come quello che ha fatto vedere, ad esempio, Inter-Atalanta, no? Entrambe le squadre. Mi aspetto anche che, per essere più concreti, si pensi anche a gestire i momenti della gara. Quindi io, Mike, sono sempre stato così, quando giocavo a calcio, penso anche te, si vinceva a volte anche 1-2-0, magari giocando, lasciando due occasioni agli avversari, tu ne facevi 5, partite brutte, però quando c'è da portare a casa i 3 punti, ragazzi, come domani sera, non sarà probabilmente il caso, bisogna badare al sodo. Cosa ne pensi di questa mia riflessione? Che comunque fa trasparire fiducia nel lavoro di Simone Inzaghi riguardo al gioco europeo, a come gioca l'Inter. Ma guarda, sono d'accordo con te. Senza bestemmiare, questo Inzaghi mi ricorda un po' il primo anno di Mancini all'Inter. Una squadra che comunque cercava sempre di attaccare, ma che se ti ricordi bene subiva tanti gol e aveva fatto anche un sacco di pareggi. Contro De Zerbi, sì, io proverei comunque, come dici tu, Marica, i primi 15 minuti ad aspettare. Poi dopo gli ultimi 30 attacchi, cioè comunque se tu continui sempre ad attaccare, poi i giocatori se li becchi in contropiede, non fai una pianta velocissima in difesa, quindi se becchi gente buona come Malinowski, parlo solo del campionato italiano, Malinowski, Ibra, Chiesa, e quelli ti fanno male. Io vedo il City, io
Il City è una gran rosa, assolutamente da non paragonare alla nostra. E il City, Guardiola ha sistemato anche la difesa, perché in 7 partite di Premier ha fatto, se non erro, un sacco di gol, forse 17, e ne ha subito uno solo. Però Guardiola fa un Però gioco europeo, perché passa la maggior parte del tempo ad attaccare. Mike, l'hai detto bene tu, ha una rosa completamente diversa dalla nostra. Poi hanno dei giocatori che fanno anche tanto possesso palla veloce. Tu hai detto bene di Malinowski. Malinowski, noi abbiamo visto la partita, sicuramente Handanovic sul secondo gol poteva fare qualcosa di più, però anche Skriniar era lontano, eh. Cioè bisogna anche considerare il fatto che quando giochi in questo modo, anche le distanze tra i reparti, centrocampo, i mezzali con i tre dietro, sono molto più ampie. Quindi automaticamente, se hai degli avversari tecnici, concedi di più. E uno come Malinowski lo fai tirare 4-5 volte, secondo il primo gol è tanta roba, no? Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro. Per cui, secondo me, ripeto, con lo Shakhtar probabilmente non ce ne sarà bisogno, spero di no. Però in certe partite in cui poi senti la fatica, no? Perché adesso andremo a giocare in Ucraina, ci sono anche i viaggi, no? Poi ci sarà la sosta per le nazionali. Quindi cercare anche di gestirsi un po', secondo me, non è una cosa da trascurare. Anche perché, ripeto, per gran parte dei tifosi, io mi ci metto dentro, tra giocare bene e vincere un trofeo, io ragazzi sarò della vecchia scuola, ma preferisco sempre vincere un trofeo. Assolutamente d'accordo. Io preferirei vedere l'Inter che magari attacca per 70 minuti, però che per una mezz'ora gestisce e sta ben coperta senza rischiare, perché appunto preferisco anch'io vincere 1-0 che piuttosto che devi sempre segnare 3 o 4 gol, perché gli altri ne fanno sempre 2. Esattamente, sono, diciamo, modi diversi, visioni diverse di vedere il calcio, quindi ovviamente uno è libero di preferire qualsiasi visione, però ragazzi, non venite a dirmi, almeno su questo canale, che se si gioca l'Europea automaticamente allora si vince, perché non è così. L'Inter del triplete di Mourinho, il Chelsea di Di Matteo, lo stesso Atletico Madrid che ha appena vinto la Liga, guardate ragazzi come giocano e poi confrontiamo anche i risultati. Detto questo, io Mike ti saluto. Ciao Marco e ciao a tutti i nostri amici. Ci troviamo quindi domani, ci sarà una grandissima partita, Shakhtar-Inter, e poi giocherà anche il Milan con l'Atletico Madrid qui a San Siro. Poi ci vediamo venerdì sera per l'analisi pre-partita sulla prossima di campionato dell'Inter e tornerà anche l'angolo scommesse che tanto piace. Ciao a tutti ragazzi e buona serata e sempre Forza Inter!